Ciao, eccoci. Hai visto che abbiamo anche un'altra restituzione oggi, dopo quella di stamattina. La restituzione è interessante, molto questa, perché praticamente è la conferma da un livello istituzionale indiscutibile di quello che stavo dicendo stamattina in ordine a tutto quello che adesso il sistema sta sciorinando in televisione. Con la cerimonia per l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, a cui i parenti delle vittime non sono andati, bravi. E quindi tutti i problemi della democrazia, dello Stato di diritto, della legge, dell'iper produzione legislativa e quindi di tutto quello che è successo durante questa emergenza sanitaria. Ma che è figlio di quello che praticamente accade da decenni in Italia, la crisi veramente della politica, dello Stato di diritto, è clamorosamente confermato dalla deposizione, se possiamo dire così, di Michele Ainis, che è un grande costituzionalista, inattaccabile, che scrive anche per Repubblica, quindi anche per uno di quei giornali proprio. Del sistema, delle corporazioni che fa dei servizi ben precisi, una confezione ben precisa della realtà che segue degli scopi ben precisi e dei poteri ben precisi, però a lui non possono farlo tacere perché è Michele Ainis e a me non mi dispiace, lo sento spesso, l'ho sentito spesso, generalmente concordo abbastanza, anche se ovviamente lui non stiamo parlando di un sovranista o di un politico, no? E lui è sempre corretto, inappuntabile, sobrio, no? Però le cose non le manda a dire. E quindi parlo poco io. Sentite, questo è quindi probabilmente intanto un video di Radio TV, una bella radio TV, è un canale di informazione digitale alternativo, molto. E niente, da sostenere, perché poi è stato anche attaccato un mese, 2 mesi fa per una presunta pedofilia, denuncia di contenuti pedofili che non stavano in cielo in terra, ovviamente, perché è una radio correttissima questa, e che praticamente stava riprendendo queste, non so quanti giorni, due Camera e Senato di quel convegno, di questo nuovo collettivo, l'eretico. Associazione. Quindi qui lui descrive tutte le problematiche inerenti allo stato di emergenza e da Conte, perché Conte doveva essere l'avvocato degli italiani, si è rivelato l'avvocato delle corporazioni, dei poteri forti e degli stati profondi e un grandissimo azzeccagarbugli. Lui, il governo e tutte le forze parlamentari, nessuna esclusa, che di fatto gli hanno fatto fare il bello e il cattivo tempo e continuano, nonostante gli strilli delle presunte opposizioni. Quella è tutto show mediatico per l'elettorato, per l'elettorato che è più convinto che ci sia ancora una parte migliore dell'altra. Vabbè. Sentiamo Ainis, sentiamo Ainis. Ma nemmeno si possono chiudere gli occhi su un negazionismo che riguarda lo Stato di diritto. Perché lo Stato di diritto pretende di assoggettare a regole anche l'emergenza, anche il tempo dell'eccezione, per evitare che l'eccezione venga, diciamo, cavalcata da un tiranno. Ora, queste regole, a mio giudizio, in Italia sono state violate. E magari in buona fede, però la buona fede in questi casi è un aggravante, diciamo, non è un esimente. Certo, nessuno dovrà dire in futuro che erano in buona fede, ma no, hanno violato la democrazia, la Costituzione. Non scherziamo, hanno violato i diritti incomprimibili dei cittadini. Quindi lui ha iniziato dicendo Stato di diritto, il problema stanno demolendo lo Stato di diritto, è lì, lo individua
l'ambito esatto dove dovrebbe concentrarsi lo sforzo di una politica finalmente alternativa e finalmente sovrana, ma un sogno. E cito, diciamo, due elementi. In primo luogo, il ruolo del Parlamento. Il Parlamento, dice l'articolo 78 della nostra Costituzione, ha il compito di deliberare, cioè di decidere la massima emergenza, che è la guerra. Quindi nel nostro sistema il Parlamento coincide con il sovrano di cui parlava Schmitt. Cioè è l'organo in cui si condensa tutto il potere dello Stato durante il tempo dell'eccezione. E invece le Camere sono rimaste mute, specialmente nel primo tempo della crisi. Non c'è stata una mozione, non c'è stata una risoluzione, c'è stata una autoriduzione del numero dei votanti quando si è trattato di deliberare lo scostamento di bilancio, tant'è che la Presidente del Senato ha denunciato la invisibilità del Parlamento. E infine le Camere sono state sommerse da un'onda di decreti legge, i decreti vanno convertiti in 60 giorni, e come si fa quando sono uno dopo l'altro? Diciamo la brillante invenzione si chiama pratica dei confluiti, cioè io ho il primo decreto, poniamo entrato in vigore il 1 marzo, dopodiché c'è il secondo decreto che magari entra in vigore 10 giorni dopo, per evitare due votazioni e quindi di scomodare due volte il Parlamento, faccio rifluire il decreto A nel decreto B e magari il decreto B nel decreto C. Alla fine della giostra avrò una maxi, diciamo, legge di conversione di tutti questi decreti, peraltro circondata da clausole di salvaguardia che dovranno disciplinare alcuni effetti dei decreti diciamo riassorbiti, e naturalmente non passerò, che non ci capirò nulla. E se non ci capisce nulla lui, e questo alla faccia quindi della trasparenza legislativa, della semplificazione legislativa, normativa, di cui parlavo esattamente questa mattina. Cioè i problemi sono questi, andate a vedere il video di stamattina, collegatelo a questo e troverete la fondamenta di tutti i problemi dello Stato italiano, del Paese, e anche la rotta che dovrebbe avere un partito nuovo composto da tutti gli intellettuali attivisti dell'area sovranista, quella vera, ispirata alla Costituzione, per rinnovare un po' tutto, perché qui se no, ragazzi, andiamo non solo a catafascio economicamente, ma andiamo verso una tecnocrazia transumanistica, come è del tutto evidente, che pretende di normare, di cambiare le fondamenta del vivere civile, di mettere mano alle istituzioni antropologiche, distruggere famiglia, rendere la persona un oggetto fondamentalmente in mano ai voleri dei poteri forti, degli stati profondi e delle corporazioni. Questa è la fine a cui siamo destinati, quindi non solo l'Italia. Quindi svegliamoci e diamo retta al dottor Ainis. In cui sostanzialmente l'esito sarà un diritto inconoscibile, quello di cui parlava esattamente un secolo fa una novella di Kafka, nel 1920, la questione delle leggi. Diritto inconoscibile perché, lo diceva stamattina Sabino Cassese, c'è stata una logorrea da parte del governo che è stato il motore di questa produzione normativa. Quindi diritto inconoscibile, logorrea del governo, no? Che parla troppo, parla tanto, soprattutto anche Conte, con i suoi promettiamo, anzi con i suoi permettiamo, eccetera. E lo dice anche Cassese. Allora, per dirlo Cassese, che è un antisovranista storico, Cassese è un giurista, se non quotato come Ainis, ma anche di più, ex membro della Corte Costituzionale, mi sembra, o presidente addirittura, che io addirittura ho attaccato in 3 articoli, no? Tempo fa. Però, quindi, se anche Cassese è arrivato pure in maniera sobria, sempre composta, come fanno loro dall'alto dei loro appannaggi e della loro
fama e della loro intoccabilità, però se arrivano a parlare anche questi vuol dire che Conte ha fatto proprio un disastro, proprio in punta di diritto, un vero azzeccagarbugli, altro che avvocato degli italiani. Per esempio il decreto legge rilancio si allunga per 464 pagine per 256 articoli. Ecco. Il DPCM numero 11, che non è l'ultimo della serie, che è però rimasto celebre perché era quello dei congiunti, no? Allora questo DPCM è entrato in vigore il 4 maggio, però alcuni articoli si applicavano già dal 27 aprile, insieme ad altri articoli che erano stati confezionati dal DPCM del 10 aprile. Il DPCM del 10 aprile sostituiva i 9 DPCM precedenti, e insomma questo DPCM numero 11, se li andate a vedere, sono 70 pagine, ogni pagina è di 4.000 caratteri e 600 parole, esordisce con 20 visto, presi atto, eccetera, eccetera. Ha il primo articolo che si suddivide in lettere, dalla A alla Z, poi le lettere finiscono e allora il decreto raddoppia. Se no ce ne metterebbero anche di più, capito? Qui vedete, allora Conte personalizza il suo potere, non ignoriamo questa negazione dello Stato di... Qui è ovviamente diritto la lettera che manca, perché sì, il titolo supera praticamente le impostazioni di YouTube. BB, CC, DD, fa venire la balbuzia, no? a ricordarle. La lettera II contiene una serie di raccomandazioni, come quelle della suocera. Le raccomandazioni si dispongono nelle sottolettere A, B, C, D, che non vanno confuse con le sopralettere A, B, C, D. Insomma, un delirio semantico, ma anche un delirio giuridico. Ora, il secondo punto di crisi è, di tutta questa vicenda, è il ruolo del governo. Parliamo del DPCM. Io temo di essere stato il primo a segnalare l'abuso del DPCM, l'avevo fatto in un articolo che era uscito il 3 marzo su Repubblica, ma l'esperienza che abbiamo fatto è questa, il virus della decretite che ha contagiato e ha infettato il nostro ordinamento. Eccolo il vero virus, ecco, bello questo, decretite. Conte e il governo sono affetti da decretite, questa è la verità, altro che il Covid che vogliono appioppare a tutto il paese, che hanno appioppato a tutto il paese. Insieme a una quantità di ordinanze senza molto ordine, anzi senza alcun ordine. Disordinanze. Con un sindaco e governatore gli uni contro gli altri. Pessimi. Con il Presidente del Consiglio solo contro tutti, perché un effetto, direi, maiuscolo della gestione normativa, non voglio dire politica, ma normativa della crisi, è stata la personalizzazione del potere. E quindi l'eclissi di ogni assemblea rappresentativa, perché soprattutto nei mesi del lockdown non c'erano più i consigli regionali. Certo, la personalizzazione del potere, che ormai è un vizio purtroppo delle democrazie moderne, perché in ogni caso stanno seguendo l'agenda dell'elite, della trilaterale, delle fondazioni di Rockefeller, chi segue queste cose le studia, le legge e le sa, e si sa benissimo che questi enti sovranazionali privati si permettono di, tra virgolette, consigliare gli stati per far capire che la democrazia è un po' fuori moda e che è troppo farraginosa per attuare le loro leggi, i loro voleri, capito? Quindi allora serve tutta una retorica con cui abbindolare le popolazioni, i corpi elettorali dei vari paesi, no? Quindi demonizzando la politica, demonizzando le leggi elettorali proporzionali, no? Quindi facendo entrare il virus del maggioritario, e quindi tutta una sequela di causa effetto che portano al disastro che è permesso bellamente dai più alti vertici istituzionali silenti.
il governatore della regione, non c'erano più i consigli comunali, nemmeno le giunte, ma il sindaco, e naturalmente non c'era più un Parlamento e nemmeno direi un governo, c'era un Presidente del Consiglio. Ora questo eccesso e questa personalizzazione, ma anche questo eccesso di norme, paradossalmente è stato favorito da una lacuna normativa. Perché? Perché la nostra Costituzione, diciamo a differenza di molte sue sorelle, non codifica un diritto dell'emergenza, non pronuncia nemmeno la parola emergenza. Manca poi una legge generale che distribuisca ruoli e distribuisca competenze. Però lo strumento c'è per i casi straordinari di necessità e di urgenza, dice l'articolo 77. Questo strumento è il decreto legge. I decreti legge ne sono stati fatti almeno una decina. Però il vero luogo della decisione è stato il DPCM, così a naso mi pare di poter dire che con i decreti legge si stanziavano quattrini, con i DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si incideva sulle libertà e si comprimevano queste libertà. I diritti incomprimibili della prima parte della Costituzione, i diritti umani, questi hanno fatto dei crimini veri e propri, ok? Però questo, diciamo, un problema me lo crea, un problema di diritto costituzionale, perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo, e perché le libertà costituzionali, lo ricordava il senatore Siri in apertura, un po' tutte sono state incise dalle misure restrittive, ma sono tutte coperte da riserva di legge. Anzi, la legge dice, per esempio, l'articolo 16 che riguarda la libertà di circolazione deve essere una legge generale, non specifica, non puntuale. E invece sono stati chiusi, segregati per decreto interi territori, non per legge ma per decreto. Tutto questo è avvenuto sotto una foglia di fico, espressione non è mia, ma è di Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale e attuale presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti, che in un versaggio su Covid e Costituzione segnala, diciamo, questo gioco di scatole cinesi che si è creato. C'è il primo decreto legge della serie, il 6 del 2020, ha diciamo, aperto una finestra e ha autorizzato l'incisione dei DPCM con una delega in bianco e quindi con una violazione del principio di legalità sostanziale, che significa che non basta che intervenga la legge, ma la legge deve dettare il principio della disciplina che incide sulle libertà costituzionali. Questo non è avvenuto. E che differenza c'è tra un DPCM e un decreto legge? Che il DPCM è un atto individuale, solitario, del Presidente del Consiglio. Il decreto legge è un atto del Consiglio dei Ministri, quindi va condiviso dai partiti che compongono la maggioranza di governo, va poi emanato dal Presidente della Repubblica, il quale può non emanarlo, lo fece per esempio Napolitano nel caso del decreto per il Ruana Englaro, va poi convertito dal Parlamento, e il Parlamento è l'unico diciamo, organo costituzionale in cui siede anche l'opposizione. Poi la legge di conversione va promulgata, quindi c'è di nuovo un controllo da parte del Capo dello Stato, e quella legge potrà essere annullata dalla Corte Costituzionale, cioè saltano i controlli, questa è la differenza, e salta la condivisione della misura. Quindi saltano i controlli, che già sono lentissimi, cosa che dicevo anche in un qualche video fa. Qui bisogna anche accelerare tutto, e per quello io avevo umilmente fatto nel mio libro, che è un programma politico ispirato ai diritti umani, una ipotesi di, proprio di riforma di tutto il sistema bicamerale. Vabbè, vi metterò anche il link del libro a questo video. Ora, questo perché è accaduto? Perché è accaduto? Io credo che sia accaduto per ragioni che vengono da lontano, perché i decreti legge
che dovrebbero essere strumenti straordinari, appunto eccezionali, in realtà sono ormai da lungo tempo uno strumento ordinario di legislazione. Si legifera per decreto e quindi tutto è diventato emergenza e niente è l'emergenza. E quando è arrivata un'emergenza vera, allora il decreto legge è sembrato troppo poco. E quindi il DPCM, questo voglio dire quindi che in Italia lo Stato di diritto era già in crisi, aveva già delle ferite prima di questa pandemia. Enormi. La pandemia semmai ha funzionato come una lente di ingrandimento. Certo, ferite enormi e adesso è deceduto del tutto. Quindi la pandemia è stata la lente di ingrandimento di questa, la cartina tornasole di questa enorme crisi democratica istituzionale. Le ha rese più evidenti, più potenti, ma c'erano già dei problemi, per esempio sulla giustizia, no? C'erano già un problema di superpotere della burocrazia che deriva a sua volta dall'eccesso di norme, c'erano già delle situazioni di pasticci e di bisticci fra Stato e Regioni, perlomeno da quando nel 2001 si è fatta la riforma del titolo V, no? I litigi sono. E c'era già una situazione di crisi del Parlamento. Il Parlamento negli anni 70, quando vennero formulati i nuovi regolamenti parlamentari, era il centro del sistema, si parlava di centralità del Parlamento, in Parlamento si decidevano le cose, erano gli anni del compromesso storico, alla fine degli anni 70, quindi il Parlamento era il luogo della decisione. Poi che succede? Gli anni 80 sono gli anni in cui si afferma, diciamo, una diversa parola d'ordine, quella del decisionismo, Craxi, eccetera, eccetera, ma sono anche gli anni in cui quindi il governo comincia a sostituirsi, i governi, di destra o di sinistra, insomma, questo è un... Tutti uguali, sempre! Che attraversa le forze politiche, si sostituiscono con i decreti legge, con l'abuso dei decreti legge, sono le sentenze importanti che cercano di frenarli da parte della Corte Costituzionale negli anni 90, e quindi il Parlamento diventa un organo di ratifica. Questo avviene però anche perché progressivamente scade un po' la qualità del personale parlamentare, questo bisogna anche dirlo, e scade di nuovo per colpa di regole che vengono inoculate nel sistema, che si chiamano per esempio liste bloccate. Le liste bloccate noi le usiamo da 25 anni, o si chiamano pluricandidature, la legge elettorale vigente ne permette 5. Quindi, insomma, io dico, per chiudere, credo di poter dire che se questa pandemia ci impartisce una lezione è che c'è bisogno di recuperare il ruolo del Parlamento, e questo passa anche, per intervenire su una cosa che mi pare sia diventata un po' d'attualità, passa anche attraverso una buona legge elettorale, una buona riforma delle regole elettorali. Allora, beh, fantastico Ainis, non poteva essere più esaustivo e più corretto. La cosa che dice va integrata, quella, no, sulla storia anni 70-80, da quando sono arrivate delle ben precise parole d'ordine in politica, queste sono arrivate ad esecuzione dei voleri dei vari centri di potere, più o meno occulti, ma tutti visibili di fatto, dalla trilaterale alle fondazioni Rockefeller, fondazioni Ford, tutte il Bilderberg, cioè tutti i libri che di questi signori, e tutte le interviste, tutti gli interventi nei convegni appunto dell'elite, che avvisavano che la democrazia era troppo inefficiente, tra virgolette, troppo farraginosa, troppo complicata, non permetteva il decisionismo, quindi bisognava, nonostante la presenza di costituzioni e di ordini di stati di diritto, no? E di ordinamenti giuridici, bisognava far finta come se non ci fossero. Allora sono state immesse da tutto il sistema politico-mediatico, che è sempre più diventato quella che io chiamo la politica spettacolo, è stata immesse queste parole d'ordine, queste
queste che demonizzavano appunto proprio la democrazia, le leggi elettorali proporzionali in favore di un maggioritario, no, e tutta questa cosa qui, il decisionismo. Praticamente lo Stato italiano è diventato una repubblica presidenziale senza accorgersene quasi. E questo ovviamente dopo aver subito tutta la stagione di piombo con tutte le stragi, l'uccisione di Moro dalla Chiesa, e Falcone Borsellino e tutti gli altri eroi sacrificati sull'altare di una democrazia che dava troppo fastidio. E adesso si sono permessi di fare strame del diritto, di fare quello che vogliono, e speriamo solo che un giorno paghino duramente tutti. È un sogno ovviamente, però i sogni finché ce li fanno fare, li facciamo e poi via. Allora, io adesso mi metterò a pubblicare questo video, non mi metterò sicuramente a vedere l'ipocrisia da Genova per l'inaugurazione del ponte. Vi auguro una buona serata e andate a vedere il video di questa mattina, quello precedente, con il numero precedente, adesso non mi ricordo se è 15, questo sarà la restituzione 16 o 15, non mi ricordo. Comunque la restituzione precedente a questa, così avrete tutto il ventaglio delle cose che stavo dicendo, che ha brillantemente confermato e completato il grande Ainis. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale, al blog a cui il canale è collegato. È tutto gratuito, non è monetizzato niente, quindi iscrivetevi, mettete la campanellina così vi arrivano le notifiche. Dai, facciamo crescere questo canale ulteriore di riflessione, insomma. Buona serata e alla prossima restituzione.